Un pacchetto di decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sblocca, dopo una lunga impasse, gli incentivi per gli impianti di ricarica domestici per le auto elettriche. 80 milioni di euro che a valere sul fondo automotive erano stati assegnati a questa misura dal DPCM del 4 agosto 2022. I contributi previsti sono pari all'80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture di ricarica, colonnine e dispositivi a parete, i cosiddetti wall box. Certamente viene vissuta come una buona notizia, perché anche noi come comparto automotive abbiamo sempre così inoltrato le nostre perplessità al governo, che a sua volta ha subito poi delle decisioni che vengono a livello europeo, quindi sono state definite a Bruxelles come Comunità Europea, dove abbiamo messo i vagoni prima della locomotiva, cioè abbiamo creato delle condizioni di forzatura verso i costruttori per andare verso l'elettrico senza aver sviluppato adeguatamente quelle che sono le infrastrutture. Andava fatto il percorso opposto: prima creo le infrastrutture, poi faccio fare le automobili adeguate alle infrastrutture. Quindi abbiamo rovesciato, diciamo, la logica. Tutto quello che arriva oggi è di buon senso, perché noi oggi stiamo vivendo come ultimo anello della filiera, cioè quelli che devono comunque rispondere alla domanda dei clienti, la difficoltà di accompagnare questa transizione ecologica, ecco, sia perché mancavano e mancano tuttora infrastrutture in Italia, sia per i prezzi di acquisto delle vetture elettriche, sia per una certa riluttanza dal cliente nel fare questo cambiamento anche così di approccio alla mobilità, che non è una cosa semplice. A nostro modo di vedere non bastano 3 o 4 colline nel centro città, andrebbero installate anche nei distributori, dove i clienti sono abituati a fare rifornimento.